Nei primi 6 mesi dell'anno la cassa integrazione in Piemonte è cresciuta del 44% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati forniti dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL nazionale confermano anche che la provincia di Torino è la più cassa integrata d'Italia, seguita da Milano e Napoli. Nel corso del primo trimestre 2024 sono state richieste 22 milioni di ore di cassa integrazione. Sfogliando i numeri, a Biella l'incremento è stato del 132,5%, a Torino del 75%, a Novara del 71,4%, a Verbania del 23,7%, a Vercelli del 19,9%, ad Alessandria dello 0,5%, mentre si è registrato un calo ad Asti, meno 11,9%, e a Cuneo, meno 68%. Le forti preoccupazioni relative alle situazioni di crisi aziendali piemontesi, ha commentato il segretario generale della UIL Piemonte Gianni Cortese, trovano purtroppo conferma nei dati relativi alla cassa integrazione. Torino, in particolare, è la provincia col maggior utilizzo di ore di ammortizzatori sociali. Incide sul dato la condizione dello stabilimento Stellantis di Mirafiori, che la scorsa settimana ha visto il prolungamento fino a fine anno del periodo di durata dei contratti di solidarietà, ampliando il numero di addetti coinvolti, 3.000 lavoratori in totale. Le difficoltà diffuse del tessuto produttivo del territorio sono confermate anche dalle rilevazioni sull'andamento negativo dei livelli di produzione, ordine e fatturato delle piccole e medie imprese torinesi, che nelle previsioni continueranno a contrarsi nei prossimi mesi.